Salve! Salve! Siamo... Ma il solito il salve manca mai. Siamo al termine di questo 14 agosto, siamo vicini alla mezzanotte, e quindi come sempre accade, come per ogni appuntamento con il nostro... Charlie a letto, è momento di bilanci e di... assunti di ciò che è accaduto. La mattina è iniziata con tante belle speranze, c'era l'attesa per questo servizio del tatuaggio. Confusione, siamo arrivati al tatuaggio. Ma non è stato così, la mattinata è trascorsa nell'attesa di cose, di persone, insomma alla fine non abbiamo fatto più niente. E ci siamo sbloccati finalmente nel pomeriggio. Abbiamo raggiunto finalmente il nostro tatuatore e lì... Parola che non so più pronunciare. Fabrizio ha avuto seri problemi nel realizzare... I video durante l'opera. Ha fatto 800 tentativi per riuscire a dire tatuatore. Parola che ancora comunque non ha imparato a dire. Vabbè, quindi il primo tatuaggio della mia vita. Quindi comunque è un momento, una data da ricordare. È importante che io l'abbia fatto qui a Cuba, soprattutto perché ha sparagnato, è una bella cosa sorda e di conseguenza siamo tutti contenti. E poi è stato anche divertente tornare con il taxi cubano, perché va detto che qui ci sono taxi, in effetti abbiamo taxi convenzionali, più che altro per i turisti, e poi taxi per i cubani con macchine scassate degli anni 50, con macchinoni americani. Considerate che ho viaggiato così. Perché c'era proprio da un lato che faceva boccare il seggiolino. In effetti i sedili sono a molla, ma nel senso proprio le molle, quelle tipo delle penne, che so, ovviamente più grandi. E quindi ti siedi da una parte, sali dall'altra e rimbalzi per tutto il percorso. E i fumi di scarico sono quelli che sono. Ti ci hanno avvelenato. Se mi fossi acceso due Marlboro avrei fatto del bene al mio organismo rispetto a quello che ho fatto stasera salendo su quella macchina, però è stato bello. E adesso siamo qui, domani mattina torniamo dal nostro tautatore. Vabbè, sparata. E quindi a domani per ulteriori aggiornamenti. Dal tautatore. Adesso voglio fare un po' del sexy. Vi saluterò con una voce un po' così, ammaliante. Ma io no, goodbye! Ciao. È il 15 settembre, è sabato e siamo a casa qui a Havana. Ci hanno organizzato una sorta di festicciola di addio, perché dopo domani andiamo via. Non c'è molta gente, anche perché è piovuto tantissimo e qui ci si muove fondamentalmente a piedi. Però è venuto qualcuno e adesso vi mostriamo un po' quello che sta succedendo. C'è subito da vedere Pico Pico De Chian, è uno spettacolo. Guardate che movimento suave. Qui lo sanno fare già da bambini, questo bimbo ha 5 anni scarsi. Vai là con Fabi, vai a ballare, vai. Sì, c'è anche le parole. Sono gli strumenti di Cuba, della mano. Ce l'hanno nel sangue, ragazzi, ce l'hanno nel sangue. Ciao, soy una ragazza de 37 años que
stai buscando un nuovo italiano con un soldo in fuente che fa conmigo con la parte di atrás che sta impossibile. Y esto es de silicón, esto es con un hombre viejito de 100. No, viejo no, viejo no, viejo, viejo no. Mucho chido, mucho chido. Sí, sí, sí. Necesito más dinero. Sí, claro, que pueda levantar mala. Soy bonita. ¿Estás bonita? Sí, estoy bien. Siempre bonita. Ay, tú eres siempre bonita. Gracias, gracias. Saluda, saluda a Italia. Chao, mi vida, chao, soy sencilla. Esto no es silicón, esto es. Buonasera. Salve. E benvenuti all'ultima puntata di Charlie Letto. L'ultima puntata perché il 17 settembre è da poco passata la mezzanotte. E quindi il giorno della nostra partenza, la nostra vacanza cubana è giunta al termine. Stavo chiudendo il microfono. E tra l'altro dobbiamo anche essere rapidi perché mancano pochi minuti anche la memoria all'esaurimento della nostra ultima scheda di memoria, quindi dobbiamo cercare di sintetizzare in pochi secondi quello che ci passa per la testa. Ora il primo problema è cosa ci passa per la testa. Non lo sappiamo, cercheremo di improvvisare e dire qualcosa di interessante. Non ci riusciremo, non fa niente. Ma adesso mi viene bene. Tentativo. Intanto io darei un ultimo sguardo alla nostra camera, alla nostra vuota stanzetta, che questa sera si caratterizza, allora, per il fatto di essere totalmente vuota, come potete vedere. Sì, sembra un po' più vuota, un po' più spoglia, e un po' di tristezza sicuramente ci prende, perché e così gli addii non sono mai facili, non sono mai belli, ma porteremo questa vacanza nel cuore. Questo mese è passato molto in fretta, sono successe tante cose, alcune le avete viste, alcune no. Non potevamo girare sempre con una macchinetta in mano, ovviamente, però abbiamo cercato, insomma, di documentare per quanto possibile gli accadimenti. Spero che la cosa sia stata di vostro gradimento. Per il momento vi salutiamo e alla prossima. Ciao da Minchia e il buon Fabio. Ciao. Addio. Italiano desde Cuba, Fabio, mi gran amigo, conoció mucho conmigo aquí, le mando un saludo a un tipo cerrozonero. ¿Ya?
saludo para Italia, el mejor cochinero de Cuba, que le engordó la panza a esta gente y comieron bien cantidad. Saludos para todos y aquí nos volvemos a ver un día voy a ir allá a Italia, tú vas a ver.